l'argilla, il fuoco, le acque, elementi terreni che con la sapienza delle mani si mescolano, quali ingredienti e materia del fare nel fluido processo del plasmare. Pensiero, talento e a volte un pizzico di genio. Il procedimento è talmente antico da scivolare nella atemporalità nella metafisica del credo. È d'argilla il primo uomo delle sacre scritture, Adamo. È d'argilla il primo vasellame in cui l'uomo imprigiona cibi, bevande, spezie, aromi e profumi. Sono d'argilla alcune delle prime opere d'arte. Nel corso di alcuni scavi venne alla luce la prima strada lastricata di castelli che conduceva al Colle dei Cavatori, il luogo in cui, tra immensi boschi di faggio, sentieri, rifugi ed acque limpide ed abbondanti, gli antichi ceramisti castellani estraevano dalle stese vene di argilla plastica la materia prima per realizzare le loro impareggiabili opere d'arte. Certamente non si tratta di un caso, ma semmai della conferma che, da sempre, la storia di Castelli, terricciola alpestre dell'Abruzzo teramano vicino al Gran Sasso, come amava definirla nelle pagine dedicate all'Abruzzo Eugenio Cerulli, e quella delle sue ceramiche viaggiano di pari passo, o meglio, sono indissolubilmente legate. Quando sul volgere del XVIII secolo la produzione di ceramiche di Castelli decadde, Melchiorre Delfico nel 1788 scrisse una lettera al ministro Corradi di ben 24 pagine, ora raccolta nella sua opera Omnia. L'arte castellana faceva parte di quelle lunghe durate economiche e culturali di cui si valutava e documentava l'evoluzione. Thank you.
Dopotutto, a metà del Settecento, vi esistevano 35 fabbriche e alla fiera di Senigallia si mandavano 5.000 ceste di maiolica che, unite a quelle che si vendevano alle vicine fiere di Fermo e di Loreto, fruttavano più di 30.000 scudi. Quando altrove l'arte maiolicare era già in decadenza, a Castelli essa giungeva all'acme. Un autentico brand, dunque, made in Italy, noto a molti da molto tempo. Attorno al 1540, lo storico Antonio Buéter, nella sua Cronica Generale di Spagna e del Regno di Valencia, edita a Venezia nella traduzione italiana di Ulloa nel 1556, parlando di alcune famose produzioni maioliche e moresche, scrive: Corebo, che secondo Plinio fu l'inventor di lavorar la creta in Atene, non li fece migliori, né furono di più valore i vasi dei Corinti, né l'opera di Pisa, né di Castelli della Valle Siciliana d'Abruzzo, né d'altri luoghi in sottigliezza di lavoro, né bellezza. Il livello d'eccellenza doveva essere tale se gli Aragona, gli Orsini, i Farnese ed altre nobili casate di quel tempo commissionavano i propri servizi da tavola e da pompa ai ceramisti castellani. L'acme dello splendore si ha nell'epoca barocca. Dopo essersi distaccati dagli schemi preesistenti, Antonio Lolli e Francesco Antonio Grue danno vita a nuovi cicli e a nuove importanti esperienze cromatiche. Si fa uso di pochi colori di grande vivacità. In pentacromia, il verde, il giallo, il blu e l'arancio che formano la cosiddetta tavolozza castellana, e poi il manganese, tendente al porpora, e il verde che vibra tra l'oliva, lo smeraldo e il giallo, il brillante giallo ferraccia, le sfumature nella tavolozza del pittore. Nella maiolica castellana della seconda metà del Settecento, il ceramista De Martinis introduce una variegata produzione con decorazioni a fiori su fondo bianco. Gesualdo Fuina lo varia invece con maggiore dovizia di particolari, inventando il decoro a fiori blu e più raramente policromi su fondo bianco. Grue, Gentili, Cappelletti, Fuina sono dunque le famiglie, stirpi, i lignaggi che plasmano il vasellame. E viceversa, il vasellame plasma le stirpi conferendo loro un'identità specifica, la fama, anche in senso lato. Il blu graffito della maiolica si identifica simbolicamente con quello del sangue nobiliare, e in questa sottile venatura la vista può servire il senso di un ready made dell'oggetto d'argilla. L'oggetto, lusso e superfluo, mostra schiettamente nella forma la sua funzione originaria, asservita ad altro. La ceramica è oggi sempre meno accessorio di lusso e sempre più opera d'arte. Dalla bottega artigiana, tutt'oggi presente come tradizione vivissima, si è passati a fabbriche e manifatture moderne come la Simac, che conobbe il suo periodo di splendore nel primo quarto del XX secolo, necessaria al crescente bisogno di porcellane d'uso comune e d'arte.
L'oggetto si fa esperienza analogamente a quanto accade a chi ammira la ceramica ingobbiata e graffita di Castelli, oltre che nella Cappella Sistina delle Maioliche, come lo scrittore Primo Levi definì la chiesa di San Donato, nelle più rinomate collezioni museali dell'Italia e del mondo. Per secoli, il tesoro conservato all'Ermitage era stato erroneamente attribuito alle maestranze di Faenza. Solo recentemente, dopo attente verifiche, gli storici hanno riconosciuto, nella fattura di questi preziosi pezzi di impareggiabile bellezza, la mano e il tocco dei maestri castellani. A Castelli, il piccolo paese dalle vertebre di roccia, non resta che accettare la sfida e di seguitare ad andare in due direzioni, studiandone e rappresentandone le iperboli. Verso un passato sempre più remoto, alcune maioliche risalirebbero all'anno 1000, e verso un futuro sempre più anticipato, grazie anche all'Istituto d'Arte, che accanto alla linea artistica tradizionale contempla una vivace tensione fatta di sperimentazione, di ricerca e di confronto con gli esiti artistici contemporanei. E ancora, il tardo contemporaneo dell'arte a Castelli e il risultato della scultura rapita alla classicità e riportata alla terra argillosa nel vertiginoso incontro di luce viscerale e cosmica.